Papara, papara. Buongiorno a tutti. È il primo talk della giornata e abbiamo Gianfranco Tonello. Buongiorno. Grazie, È buongiorno. laureato in ingegneria informatica, si occupa di malware, lavori in una società che fa antivirus, se non Esatto, sbaglio. sì. Scrivi su riviste tecniche e scientifiche e sei qui a parlarci di ransomware. Un Esatto. applauso. Grazie. Ok, oggi vi parlerò del ransomware Petya e il talk andrà ad analizzare come si è evoluto in questi ultimi mesi. Petya va a cifrare a basso livello il disco, andando a cifrare la master file table, e in questo modo rende inaccessibile il disco e chiede un riscatto. La prima versione di Petya, che è stata intercettata, risale a marzo 2016. È stata scoperta dai ricercatori di JData, che sono lì dietro, okay? E dopo, nei mesi successivi, sono state rilasciate due nuove varianti, a maggio e a luglio di quest'anno. Petya si trasmette attraverso la posta elettronica, sfrutta l'ingegneria sociale in modo da indurre la malcapitata vittima ad eseguire l'allegato infetto, allegato che contiene il dropper di Petya. Questo dropper però necessita dei diritti di administrator perché va a infettare il master boot record e va a sovrascrivere i primi 58 settori del disco. In questa prima fase di attacco, il drop del Petya si calcola una chiave a 32 byte, la quale viene scritta nel settore 36 ed inviata al proprio server di comando e controllo. Dopodiché, attraverso un'API non documentata, generano un blue screen e se l'utente ha disattivato il riavvio automatico, lo può vedere a video, scusate, lo può vedere a video. Questa qui, anche se c'è un poco contrasto di luce, non si vede molto bene. Ok, in questo momento, quando compare la schermata blu, la prima fase di attacco è terminata di Petya. In questo momento ha solo infettato l'MBR e non ha cifrato la master file table. Vediamo cosa è successo in questa prima fase di attacco. L'MBR, il primo settore, risulta essere infettato con il payloader, con il codice di loader di attivazione. I settori dall'1 al 22 vengono cifrati con XOR 37. Dal settore 22 in poi contiene proprio il core di Petya. Nel settore 36 viene memorizzata la chiave di cifratura, un vettore di inizializzazione per l'algoritmo di cifratura, gli indirizzi di Toronion e l'ID della vittima. Nel settore 37 invece viene inizializzato con solo il carattere 7, ogni byte conterrà il valore 7, del carattere 7, scusate. Nel settore 38 troviamo l'MBR originale cifrato sempre con XOR 37. Il settore 39 invece è vuoto, contiene solo 0 e verrà utilizzato come settore di dati. Interessante è il settore 36, il quale è strutturato in questo modo. Il primo byte, non so se riuscite a vederlo, ma penso di no. Ok, il primo byte contiene lo stato del disco. Se ha valore 0 significa che il disco è ancora da cifrare, se ha valore 1 indica che il disco è stato cifrato, se ha valore 2 vuol dire che il disco è stato decifrato. I 32 byte successivi, che sono questi qua in rosso, segnati in rosso con il riquadro rosso, contiene la chiave di cifratura che è stata generata dal dropper. Ok. Questa chiave di cifratura a 32 byte è ottenuta però partendo da una chiave composta da 16 byte. Gli 8 byte successivi contengono il famoso vettore di inizializzazione dell'algoritmo di cifratura, poi ci seguono gli indirizzi Toronion e l'ID della vittima. Il settore 37, come ho detto, contiene solamente il carattere 7, è costituito così. Il successivo riavvio della macchina inizia la fase 2 di Petya. Il BIOS va a leggere l'MBR, carica il loader va a leggersi dal settore 22 tutto il core del Petya e a questo punto va a leggere il settore 36 del disco, verifica lo stato del disco sia valore 0 e inizia a cifrare il disco, la master file table. Viene visualizzato un falso check disk, il quale l'incremento qua che vediamo indica il numero di settori della master file table cifrati.
Vediamo cosa succede in questa fase al settore 36. Questo settore viene aggiornato, lo stato del disco passa da 0 a 1, la chiave di cifratura che prima era presente viene cancellata e rimane il vettore di inizializzazione, l'indirizzo Toronion e l'ID della vittima. Il settore 37 invece, che prima nella fase 1 conteneva solo il carattere 7, adesso viene cifrato. La cifratura avviene tramite XOR, ma le chiavi dell'XOR sono ottenute dalla tabella di output dell'algoritmo di cifratura che è Salsa 20. PTIA usa l'algoritmo di cifratura Salsa 20, il quale necessita di avere un input, una tabella o un array, noi l'abbiamo chiamato master table, di 64 byte. Questa tabella viene all'inizio inizializzata con una stringa fissa con scritto expand 32 byte k, dove vengono presi i primi quattro, la prima dei word viene messa all'offset 0 e dopodiché viene ripresa dall'offset 14, scusate. Dopodiché viene inizializzata con la chiave da 32 byte, il vettore di inizializzazione in questa posizione qui, e dopo c'è un contatore di 8 byte che ha valore iniziale 0. Salsa 20 è un algoritmo di cifratura che fa operazioni a 32 bit. Esegue operazioni di somma, XOR e di rotazione di bit. La versione però implementata da PTIA esegue operazioni a 16 bit. PTIA, la sua versione di Salsa 20, genera la famosa master table di 64 byte, in questo modo, dopodiché crea due sottotabelle da 32 byte, dove viene presa solamente però la word meno significativa, quindi EX, K0, K1, K4, K5 e avanti così. La tabella 1 viene passata sulle operazioni che viene eseguite da Salsa 20, quindi fa somme, shift, rotazioni, XOR, e dopo il risultato finale viene risommato con la tabella iniziale e alla fine ottiene una tabella di output di 64 byte, dove però la word più significativa è sempre 0. In base a questo schema utilizzato, l'autore del PTIA però va a perdersi 16 byte della password utilizzata, cioè dai 32 di partenza solo 16 vengono utilizzati nella cifratura. Ma c'è un'altra cosa. Come ho detto prima, la password di 32 byte è ottenuta partendo da una password di 16 byte. E il primo valore K0 della password 32 è ottenuto da valore B0 sommandoci 7A e K1 è ottenuto prendendo il valore B0 e moltiplicandolo per 2. In questo modo, però, solo i primi 8 byte della password iniziale di 16 byte è utilizzata da PTIA durante la cifratura con Salsa 20. Quindi, anche se l'autore di PTIA ha generato una password di 32 byte, solo 8 sono effettivamente coinvolti durante la cifratura. A questo punto inizia a cifrare la MFT. La MFT, la Master File Table, viene cifrata 8 settori alla volta e viene cifrata tramite XOR, dove le chiavi di XOR sono 64 tabelle di output di Salsa 20 ottenute variando il contatore che abbiamo visto all'inizio, questo campo qui, contatore da 0 a 63. Quando ha terminato a cifrare tutta la MFT, nel settore 39 ci fa scrivere il numero di cluster cifrati e dopodiché riavvia il computer. A questo punto iniziamo nella fase 3 e viene visualizzato l'istruzione del riscatto. Viene avvertita la vittima che è l'utente che è vittima del ransom PTIA, viene visualizzato gli indirizzi Toronion dove pagare il riscatto e a questo punto il PTIA rimane in attesa che l'utente inserisca la chiave che ha acquistato. Il passo successivo, l'utente prova a inserire una chiave e PTIA la va a verificare. L'input che va a verificare, lui va a prendere i primi 16 caratteri che appartengono a questo insieme di 54 caratteri alfanumerici, da 1 a 9, da A a X minuscole e da A a X maiuscola. Da questi 16 caratteri, ok, si calcola la password a 32, come in base a questo schema che abbiamo indicato prima, e dopodiché
avendo la password 32 byte, la passa sull'algoritmo di salsa 20, ottiene l'auto di salsa 20 e va a decifrare il settore 37. Se ogni byte del settore 37 contiene il carattere 7, significa che la password che è stata inserita è corretta e quindi procede a andare a decifrare la master file table. A questo punto ripristina l'MBR originale e riavvia il computer. Noi possiamo determinare la chiave di cifratura utilizzata. Infatti, perché PTIA utilizza il settore 37 per verificare la correttezza della chiave inserita. Prendiamo il settore 37 cifrato, facciamo l'operazione inversa con XOR 37 e otteniamo in output una tabella con le 512 chiavi XOR. Questo potete vedere il settore cifrato, abbiamo fatto l'XOR, otteniamo questa tabella con le 512 chiavi XOR. Questa tabella è ottenuta concatenando gli 8 output di salsa 20, partendo con contatore 0 fino ad arrivare al contatore 7. Adesso qui noi possiamo applicare algoritmi genetici o metauristici e possiamo determinare la chiave di cifratura che ha utilizzato. Noi sappiamo che la lunghezza della chiave è di 8 caratteri. Come funzione obiettivo di costo andiamo a minimizzare il numero di bit differenti che c'è tra la soluzione ipotizzata e la tabella di output della soluzione effettiva. E dai nostri test effettuati è in grado di determinare la chiave di cifratura in una decina di secondi. Infatti le soluzioni con gli algoritmi genetici o metauristici che utilizzo tipo Cuckoo Search evolvono verso la soluzione ottima. Per fare questa verifica abbiamo messo a confronto le varie tabelle di output di salsa 20, queste qua, e vediamo che con minime variazioni del contatore di input, che varia da 0 a 7, quindi di 1, 2, 3 bit, otteniamo minime variazioni dell'output. Ad esempio la tabella T3 con la T1 ha solo 13 bit di differenza su 512. Un altro approccio che abbiamo tentato è quello di vedere la tabella delle 512 chiavi XOR rappresentarla come un'immagine a 16 tonalità di grigio. L'abbiamo trasformato con le 16 tonalità di grigio, dopodiché abbiamo applicato un filtro di local binary pattern che di solito è utilizzato per il riconoscimento facciale. Abbiamo ottenuto un'ulteriore immagine, sempre a 16 tonalità di grigio, e abbiamo calcolato la frequenza delle varie tonalità e le abbiamo rappresentate con i relativi istogrammi. Abbiamo calcolato la loro similitudine dopo averli normalizzati e abbiamo calcolato la similitudine facendo l'intersezione. Anche in questo caso si può vedere che con minime variazioni di 1, 2, 3 bit le tabelle di output ottenute dall'immagine filtrata con local binary pattern può avere una similitudine che vale dal 70 e il 90%. Anche questo può essere un altro approccio come funzione obiettivo. A maggio del 2016, però, gli autori di PTIA rilasciano una nuova versione, la B, dove sono stati corretti alcuni errori. Il primo correzione è che il dropper, nella versione A, necessitava di essere eseguito con i diritti di amministratore. Nella versione B, adesso, se il dropper viene eseguito senza i diritti di amministratore, va a rilasciare un nuovo ransomware, MISHA, il quale va a cifrare i file di documenti con le consuetudini modalità. Se invece il dropper è eseguito con i diritti di administrator, va a infettare l'MBR con PTIA. Anche in questa versione B utilizza una password iniziale di 16 caratteri. Questa volta la password che diventa da 32 è ottenuta concatenando i primi 16 caratteri con se stesso. E adesso in questa versione viene applicato salsa 20 con operazione a 32 bit, ma l'autore ha commesso un errore nell'utilizzo dell'istruzione assembly CWD, che significa convertire una word in una dword, durante la creazione della tabella master, e in questo caso questo errore di utilizzo di questa istruzione fa sì che il segno della word meno significativa va a sovrascrivere la word più significativa. E in questo caso fa sì che anche questa volta sempre 8 caratteri vengono utilizzati per la cifratura attraverso l'algoritmo salsa e non 16 o 32.
Qui possiamo vedere come viene ricostruita la tabella. Adesso le tabelle sono da 64 byte e con il punto di domanda abbiamo indicato l'estensione del segno, può essere o 0 o meno 1. La tabella risultante di output nella versione B, come si può vedere, la word più significativa non è più 0, ma è diversa da 0. Qui possiamo vedere, anche qui possiamo provare a determinare la chiave di cifratura. In questo caso il settore 37 era inizializzato con il valore 007. Okay. Rifacciamo l'XOR, otteniamo le nostre 8 tabelle di output di salsa 20 e andiamo a provare a calcolare la chiave cifratura. Andiamo a confrontare le varie tabelle di output di salsa 20 e adesso però ci vediamo che minime variazioni di input del contatore generano grosse variazioni sull'output. Ad esempio tra la tabella T0 e la T2, dove in input c'è un bit di differenza, ottiene una differenza di 256 bit, il 50%. E quindi gli algoritmi che abbiamo visto per il PTIA falliscono tutti. Nessuno riesce a far evolvere la soluzione verso la soluzione ottima. Però ci viene in aiuto il brute force, okay, perché il numero di combinazioni è un numero basso, è 54 all'8. Quindi per calcolare la chiave di cifratura bastano qualche settimana, nel caso peggiore, e quindi è un tempo più che umano, e si può determinare la chiave di cifratura. A luglio viene rilasciato l'ultima versione nota, dove viene corretto il bug sulla lunghezza della chiave. Ci ha messo un po' di tempo. Adesso tutti i 16 caratteri vengono utilizzati durante la cifratura, e quando ha cifrato la MFT però non si può più determinare la chiave di cifratura, perché anche col brute force non andiamo più in tempi umani, ma andiamo in centinaia di anni. Questa versione viene adesso venduta come servizio ad altri cyber criminali. Voi non so se riuscite a leggere cosa c'è scritto qua. Qua c'è una tabella con i costi, chi vuole acquistare il servizio, ci sono le royalty che verranno pagate. L'organizzazione criminale si fa chiamare Janus, okay? E adesso arriviamo alle conclusioni. Abbiamo visto che PTIA è un ransomware che usa l'approccio di cifrare la MFT. Abbiamo visto che se applica erroneamente salsa 20 si può determinare la chiave di cifratura. E abbiamo visto che per cifrare la MFT necessita di essere eseguito come administrator, quindi dalla variante B viene rilasciato un nuovo ransomware che va a cifrare i file di documenti con i metodi consueti. E in questi mesi c'è stata un'evoluzione di PTIA fino ad arrivare a essere venduto come servizio ad altri cyber criminali. Noi possiamo però mitigare l'attacco di PTIA andando a intercettare a basso livello la sovrascrittura dell'MBR. In questo modo non è più in grado di infettare l'MBR e di conseguenza non è più in grado di cifrare l'MFT. Come qualcuno avrà intuito, gli autori di PTIA o l'autore sono fan di James Bond. Sia PTIA e Misha sono due nomi di satelliti russi che vengono citati nel film GoldenEye, e l'organizzazione criminale Janus è l'organizzazione criminale contrapposta a James Bond. Attualmente questa organizzazione criminale ha due account Twitter, uno che è stato aperto ad aprile e uno a giugno 2016. L'ultimo post che troviamo è quello del 23 agosto, dove viene venduto il loro servizio di PTIA a chi lo vuole acquistare. Io avrei finito, domande? Se faccio prima vedere, perché sì, non si sente. Le orecchie in queste settimane e mesi che hai fatto questo lavoro, e gli accidenti che ti arrivavano dall'altra parte. Sì. La seconda cosa è una cosa invece più l'approccio. Ma si sente qualcosa? Ah, ora sì. Scusate, l'approccio di cifrare le MBR è piuttosto antico, tant'è che persino vecchi BIOS bloccando la scrittura MBR risolvevano il problema. Mi ha un attimo sorpreso il fascino retro della soluzione da tre punti di vista. Primo,
l'approccio MBL, secondo l'interfaccia che ti viene visualizzata, e terzo, non si calca la mano, non si spiega molto, come invece altri ransomware fanno, cosa devi fare per l'utente tipico che non sa neanche che cos'è Tor, che cos'è, viene guidato poco, mentre altri ransomware ti lasciano molte più informazioni in tutte le direzioni, esatto, eccetera, eccetera. Questo, queste cose mi incuriosiscono sulla la psicologia di chi ha scritto questo aggeggio. Tu hai qualche idea? Allora, tutti hanno criticato questo tipo di approccio perché deve mettere l'utente, avere la possibilità di pagarlo. Se uno è infettato con Pythia o con la versione A o B, succede che uno si trova ad avere il computer bloccato e se non ha altri PC deve rivolgersi da qualcun altro, e il problema maggiore è quello che deve copiarsi manualmente la chiave del suo ID, okay? Quindi errore di copiatura, di battitura, quindi non è molto, perché la stringa è molto lunga del proprio ID, quindi, secondo me non ci ha guadagnato molti soldi, a dire la verità. Okay. Il secondo punto, nella prima versione c'è stato l'errore che per infettare la MBR necessita di avere i diritti di administrator. Adesso con chi ha Windows con l'uso account control attivato, il file gli compare alla schermata se eseguirlo oppure no come administrator. Quindi uno ha la possibilità quindi di non infettarsi. Il secondo punto è che si può bloccare l'infezione nella fase 1, perché nella fase 1 va solamente a infettare l'MBR, non va a cifrare il disco. Se io ho disattivato il riavvio automatico, vedo che c'è una schermata blu, vabbè, la maggior parte degli utenti non capiranno e riavvieranno il computer. Okay? Però uno può avere l'occhio, ha una possibilità di fare un fix MBR in quel momento lì e rimuovere l'infezione e quindi il PTI non inizia nemmeno a cifrare il disco. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Gli autori di PTIA qualche settimana fa, visto che sono un po' di concorrenza con altri sviluppatori di ransomware, hanno bucato il sito del ransomware di Chimera e hanno reso pubblico le chiavi del ransomware di Chimera per tutti, modo per forse chi scrive altri virus in fare che vadano a acquistare il prodotto PTIA più miscia rispetto ad altri produttori di ransomware tipo Chimera o Crypto PPP o Crypto XX. Altre domande? Allora io vi ringrazio per la vostra attenzione.